Pippo Gatto non va qua senza conto. Mister, allora, probabilmente una partita, non dico decisa, ma quantomeno ci sono anche responsabilità di un arbitraggio che è un po' oltre lo scandaloso, secondo me. Non lo so, alcune interpretazioni non sono state esattissime, secondo me Casoli non ha fatto nessuna reazione, è stato un contrasto in mezzo al campo, stava rientrando Casoli, un giocatore del Cosenza gli ha ostruito la corsa, ma non c'è stata scorrettezza fra i due giocatori. Poi l'espulsione di Pinna non l'ho vista, quella che mi riguarda non ho mai aperto bocca, ho soltanto detto al quarto uomo che Casoli non aveva fatto nessuna reazione, allontanandomi un attimo dall'area tecnica per poi rientrare immediatamente. Insomma, è un po' eccessivo, perché uno poi resta umiliato, deve andare in tribuna, ma se ci fosse un motivo, bene. Quindi, ma al di là dell'arbitro, la partita, il Cosenza ha capitalizzato praticamente tutto rispetto a quello che ha costruito. Noi abbiamo commesso nell'occasione dei gol due errori, perché un errore individuale su un colpo di testa dal limite dell'area di rigore e sul secondo gol, insomma, siamo andati con i due centrali a contrastarci, a darci fastidio a vicenda. Questa palla è filtrata ed è normale che se una palla lunga escono a vuoto due centrali su una palla leggibilissima. Abbiamo commesso due errori, sennò la squadra ha fatto una buona gara. Un po' di rammarico i primi 15 minuti nel secondo tempo, in cui ci siamo fatti prendere troppo presto dalla voglia di gestire il risultato e poi abbiamo ripreso a giocare. Complessivamente non è una sconfitta meritata, perché non abbiamo fatto una brutta gara, anzi, al ritorno fra tre giorni abbiamo la possibilità di ribaltarla, certamente. Roberto Barbarossa, Tutto Sport. Buonasera mister. Quindi lei dice ancora si deve giocare, ovviamente una partita che si gioca sui 180 minuti. Che gara sarà secondo lei tra tre giorni e che Cosenza si aspetta? No, ma non... non mi fate dire queste cose, perché non sono né un mago né un indovino. Oggi stasera sono confrontate due squadre, ripeto, noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo concluso molto di più in porta, abbiamo concesso poco, pochissimo, in presenza. Molto spesso ha giocato con queste palle lunghe, molto spesso le azioni sono finite così. È stata una partita in cui veramente il Cosenza ha capitalizzato tutto stasera. Noi no, in alcune situazioni è stato bravo anche Pinna, però è chiaro che abbiamo la possibilità di ribaltarla questa partita, ci mancherebbe altro. Il Giorgio Giorno, Cosenza Post. Salve mister, per 60 minuti di gioco io ho visto un bel Matera messo in campo che correva parecchio, poi nella ripresa è un po' calato. Secondo lei è calato perché la sua squadra è stata 15 giorni ferma oppure è dovuto ad altro? No, ho fatto una lettura giusta, ma non siamo calati dal punto di vista fisico. Il problema è che abbiamo pensato troppo presto di gestire il risultato, è questo. L'abbiamo dimostrato anche quando poi siamo rimasti in 10, invece ci siamo alzati in campo, abbiamo ripreso a giocare e siamo ritornati a essere un po' quelli di prima. Quei 15 minuti iniziali nel secondo tempo non mi sono piaciuti, ma il motivo non è fisico assolutamente, la squadra sta bene, abbiamo pensato di allontanare qualche palla di troppo, abbiamo rinunciato a giocare il nostro calcio pensando di gestire fino alla fine il risultato, invece non è così, perché abbiamo fatto troppo presto, è soltanto questo il motivo, un fatto di atteggiamento, un fatto di mentalità. Avremmo dovuto continuare a fare anche in quei 15 minuti quello che abbiamo fatto per 60 minuti. Poi è chiaro che abbiamo preso il secondo gol, siamo rimasti in 10 per 15 minuti, però nonostante quello abbiamo ripreso a giocare senza concedere niente, ed è chiaro che con l'uomo in meno grandi possibilità offensive non ne, però abbiamo di nuovo alzato il baricentro in campo. Il problema solo di atteggiamento, l'ho detto prima, quei 15 minuti sul piano mentale non mi sono piaciuti. Antonio Clausico, senza Cialde. Mister, rispetto alla partita di campionato è stato un match completamente differente, il Matera, come altri colleghi, si è espresso anche in modo differente. E all'epoca lei fece i complimenti al Cosenza, si sente di ribadirli?
dare sempre giudizi sugli altri che sono sempre antipatici. Fateli voi i giudizi su Cosenza, toccano a voi, e voi siete voi più partecipi, avete più conoscenza anche dell'ambiente, anche di quello che la squadra è in grado di fare. Io posso parlare della partita e posso parlare della mia squadra, è vero, rispetto alla partita di gennaio, ma lì eravamo in un momento sul piano mentale troppo particolare e poi il Cosenza giocò una partita diversa, ma anche noi giocavamo una partita diversa. Davide Franceschiello, Media Terra Unia TV. Buonasera mister, io volevo che mi spiegasse un attimino come mai ha pensato di mettere Carretta come falso 9 a mezzo dell'attacco. Ma Carretta quello l'ho fatto per tanto tempo, poi anzi a dire la verità, dopo 15 minuti sono cambiati un po' la posizione con Sartore, perché ci serviva, Sartore stava giocando un po' troppo lungo linea sul binario, ci serviva qualcuno che entrasse dentro e che permettesse agli attaccanti di essere più vicini, e anche così è andata l'azione del calcio di rigore. Ma Carretta è un giocatore che può giocare in tutti e tre i ruoli davanti, noi giochiamo questo tipo di calcio, ripeto, oggi abbiamo fatto una buona gara, a parte quei 15 minuti siamo stati penalizzati certamente agli episodi, ma fra tre giorni sarà un'altra partita certamente. Osvaldo Morisco, Cosenza uno special. Buonasera mister, ho l'impressione che forse voi l'abbiate un po' sottovalutato il Cosenza questa sera, lei che dice? Per l'atteggiamento mentale della sua squadra. In che senso? Ah, l'ho detto lei prima, vi siete un po' troppo adagiati, no. Pensavate di vincere da questa partita, può essere un piccolo errore di sottovalutazione nei vostri confronti? Non so come va a fare queste deduzioni, noi non abbiamo sottovalutato nessuno, ho parlato di 15 minuti in cui invece forse abbiamo avuto troppo rispetto, al contrario di quello che ha detto lei, 15 minuti del secondo tempo in cui abbiamo pensato soltanto a gestire il risultato senza cercare di imporre il gioco, quindi assolutamente la presenza non è una squadra che noi abbiamo sottovalutato. Massimo Mitidieri, giornale di Sicilia. Buonasera mister, avete avuto un turno di pausa, lei ha tenuto alto il livello mentale della sua squadra, ha avuto le risposte che si aspettava dopo aver terminato il campionato, aver ripreso la seconda fase di playoff? Ma noi non siamo mai andate in crisi dal punto di vista mentale, perché comunque le nostre partite sono sempre state buone. Il fatto che ci siamo fermati ha poca importanza, perché ci siamo allenati e le risposte le ho avute, erano quelle che ho visto quotidianamente in allenamento. Non mi sono piaciute soltanto le solite consuetudini, perché abbiamo preso due gol che, ripeto, il primo sono un errore individuale, perché è un colpo di testa in cui la difesa è schierata bene, si poteva fare meglio. E nel secondo abbiamo commesso un errore banale su una palla lunghissima di facile lettura. A parte questi due episodi che hanno determinato il risultato della gara e quei 15 minuti in cui invece abbiamo avuto troppo rispetto del Cosenza, perché abbiamo pensato soltanto di condurre in porto il risultato di parità, che poteva anche starci bene, ma le partite si giocano fino alla fine, tutto qua, se no la squadra ha fatto una buona gara. Se non ci sono altre domande, congediamo mister Auteri, proprio con mister De Angelis. Grazie.